Ciao a tutti da Vittorio. Finalmente qualche giallo si sta schiarendo in casa Lazio perché oggi Kamenovic è arrivato ad Oronzo, secondo acquisto ufficiale della Lazio. Un po' strana situazione perché Kamenovic aveva fatto le visite mediche un mese fa, sembrava tutto fatto, però ha svolto i primi 4 giorni di allenamento da solo a Formello e non si era unito al gruppo ad Oronzo. Oggi invece è arrivato, non si è capito perché. C'è chi diceva problemi di indici di liquidità, c'è chi diceva che c'erano dei problemi di documentazione. Oggi non è successo niente di particolare, ma Kamenovic è ad Oronzo con il resto del gruppo e quindi, boh, non si sa perché, però almeno si registra il secondo acquisto in casa Lazio che ha raggiunto a Oronzo. Curiosità, tutti e due i nuovi acquisti, sia Isai che Kamenovic, sono terzini sinistri. Isai può giocare a destra, staremo a vedere, però Sarri in conferenza stampa aveva detto, se ve lo ricordate, io ho solo tre esterni al momento, riferimento a Lazzari, Marusic e Isai. Chissà adesso con Kamenovic sarà il quarto. Sono curioso di vedere che cosa farà Dormisi. Nessuno se l'aspettava ad Oronzo e invece è arrivato probabilmente perché non c'era Kamenovic. Adesso chissà cosa succederà con l'arrivo del nuovo acquisto. 20 anni, anche se in foto sembra un po' più anziano, però se ne parla benissimo. Vedremo. Potrebbe essere il nuovo Kolarov, così dicono. Staremo a vedere. Però almeno la Lazio ha portato a casa il secondo acquisto. Il terzo è Felipe Anderson che è appena sbarcato a Roma. Anche lì grande giallo, sembrava fatta da un paio di settimane, poi si è detto che non poteva essere registrato per problema di indici di liquidità, poi è uscita la notizia che in realtà Anderson non voleva andare alla Lazio perché il West Ham gli deve ancora dare dei soldi e non si sa come oggi Anderson è sbarcato a Roma e adesso farà le visite mediche e poi in serata o domani raggiungerà la squadra a Formello. Quindi anche Felipe Anderson alla Lazio ormai è fatta, e a Roma il primo esterno chiesto da Sarri è arrivato. Adesso bisogna vedere quello che succederà con Correa, però Sarri ha chiarito che a parte Felipe Anderson ne servono altri due di esterni, quindi vedremo cosa succederà sul mercato. Felipe Anderson torna a Roma dopo 3 anni, esperienza non fortunata, non positiva in Inghilterra. Sarri, l'avete sentito tutti, ha detto che il talento di Felipe Anderson non si discute, è convinto di poterlo riportare a quei livelli, di dover imparare perché il brasiliano avesse dei cali e come evitare questi cali, convinto che sia perfetto per il suo calcio, per cui staremo a vedere. Sicuramente arriva un altro esterno alla corte di Sarri e la Lazio intanto porta a casa i primi due acquisti, anzi siamo a 3 acquisti, Isai, Kamenovic, Felipe Anderson. 3 acquisti a costo zero praticamente, Isai svincolato, Kamenovic si dice la Lazio abbia pagato 2 milioni, Felipe Anderson i milioni sarebbero 5, ma il West Ham ne doveva ancora 5 alla Lazio, per cui la Lazio non ha sborsato niente e questo è un buon segnale, soprattutto in un calciomercato dove i soldi non ce ne sono tanti, fare 3 acquisti senza praticamente pagare nessun cartellino è sicuramente un'ottima mossa. Lo vedete in giro, no? La Roma ha preso Rui Patricio e basta. L'Inter ha preso Calhanoglu. Il Milan ha perso Donnarumma, ha preso un portiere. La Juve al momento è ferma. Insomma, calciomercato adesso è molto fermo. Adesso vediamo dopo gli europei se qualcosa si sbloccherà. La Lazio sta cercando di comprendere la situazione Correa per poi muoversi di conseguenza. Secondo me manca qualcosa a centrocampo. Avete visto che il Bordeaux è stato riportato in Ligue 1, per cui non so se questo complica o favorisce la posizione di Basic alla Lazio, però Basic è un obiettivo, anche perché vedete che ad Oronzo è vero, manca Luis Alberto che dovrebbe rientrare domani a Roma, per cui anche quella situazione potrebbe chiarirsi, però a centrocampo serve qualcuno, adesso che non c'è Parolo e Lulic, veramente numericamente la Lazio a centrocampo è abbastanza scoperta, per cui mi aspetto qualcosa anche là. Staremo a vedere, insomma i gialli si stanno un po' risolvendo, no? Kamenovic è arrivato, Felipe Anderson è arrivato, adesso bisogna risolvere il giallo Luis Alberto e poi proseguirà il calciomercato, speriamo con qualche altro grande colpo della Lazio. Per adesso Kamenovic e Felipe Anderson.